Sì, ma io devo analizzare quello che abbiamo fatto durante tutto l'arco della partita, cioè siamo riusciti a mettere un uomo davanti alla porta 6-7 volte, quindi che poi alla fine il portiere mi fa la bella parata su un calcio di punizione, questo non cambia che noi abbiamo buttato alle ortiche 2 punti, è una partita che cioè, abbiamo dimostrato proprio di non essere in questo momento una squadra che merita di stare in classifica, in prima in classifica, perché fallire tutte quelle occasioni da gol, un 4 contro 2, uno a tu per tu col portiere, tante volte, non chiudere la partita, poi essere riusciti a passare in vantaggio dopo che loro avevano pareggiato e fare un'ingenuità di quelle, cioè voglio dire, oggi sono veramente, ma veramente amareggiato. Per me questa è una sconfitta, ma proprio una brutta sconfitta. Ma sì, certamente l'ho già detto, e purtroppo se non siamo riusciti a mettere il pallone in quelle condizioni, davanti alla porta, da tante volte, poi alla fine è giusto che paghi. Il calcio questo ci hanno insegnato, se sbagli paghi. E quindi dobbiamo accettare il verdetto del campo, dobbiamo pensare a ripartire domenica prossima, pensando che il campionato tanto è ancora lungo, però oggi veramente sono amareggiato.